Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Sono le 8:32 di questo mercoledì 14 agosto del 24. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto del programma italiano di SBS in diretta o in streaming, in compagnia di Andrea Pagani, appunto, e Paolo Gallo. E dopo il Master 1000 di Popirin, invece, noi saltiamo direttamente così, senza nessun nesso logico, al mondo dell'economia e della finanza. Non so perché ho detto Popirin, ma a me c'era questa storia che aveva vinto il Master 1000 e mi era rimasta in testa. Non c'entra assolutamente niente, quindi ora parliamo di economia e finanza. Lo facciamo ovviamente con Max Tani, che col tennis credo abbia poco a che fare. Max, confermi? Confermo. L'unica cosa che ho a che fare con i master sono i miei studenti, per cui ecco, vedi, potevo dire vittoria di master che all'Università di New South Wales sono pertinenza di Max Tani, così entravo. Perfetto. Proprio con un tecnico. Comunque scivolato. Mi piace l'entrata di Max così con la risata, è fantastica proprio. Ci ha messo il sorriso a questa giornata, ecco, sì, mettiamola così. È come Adolfo Celi in Amici miei, che poi dice: ha poco da ridere lei, sa, perché ora parliamo di numeri e di tassi di interesse e ora vediamo un po' se continueremo. Ma sì, certo che ridiamo. Nella giornata di ieri, Max, adesso torno serio per un momento, l'Australian Bureau of Statistics ha rilasciato un report relativo alla crescita annuale dei salari in Australia. Secondo questo rapporto, quest'ultima, la crescita è rimasta al 4,1% nel secondo trimestre del 2024, lo stesso tasso del trimestre precedente. Mentre i salari del settore privato sono aumentati dello 0,7% nel secondo trimestre, appunto, del 24, in calo rispetto allo 0,9 del trimestre precedente, mentre nel pubblico i salari invece sono aumentati dello 0,9 rispetto allo 0,6 del primo trimestre sempre di quest'anno. Max, come dobbiamo interpretare questi dati? In maniera positiva o negativa? Ma assolutamente in maniera positiva, perché ogni aumento, quindi ogni dato con un segno più per quanto riguarda i salari, è una cosa positiva. La cosa a cui fare riferimento però è vedere qual è il più dell'aumento dei prezzi, perché sappiamo che se il mio salario raddoppia ma tutto quello che compro triplica, non è che io mi senta più ricco anche se il mio salario è raddoppiato. Per cui, se andiamo a vedere quello che è successo a livello di inflazione, l'inflazione in questo momento è più bassa dell'aumento dei salari, meno male, però 6 mesi fa era più alta. Per cui, a livello di quello che succede, questi dati sono positivi, però a livello di potere d'acquisto delle famiglie si è più o meno mantenuto, forse abbiamo perso qualche cosina rispetto all'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. Per cui uno si augura che questo aumento dei salari continui, se non altro per fare star meglio le famiglie che effettivamente hanno subito i rincari dei prezzi senza poter fare assolutamente niente, se non cercare il secondo, terzo, quarto lavoro per poter arrivare fino alla fine del mese, e speriamo anche che la Banca Centrale si decida a prima o poi a rendersi conto che l'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione non è dovuto ai consumi miei, tuoi e di tutti i nostri ascoltatori, ma ad altri tipi di spese, e recentemente abbiamo visto che sono le spese che per esempio gli stati fanno per tutti i loro investimenti, per le loro attività, che più che compensano questo incremento generale dei prezzi. Per cui, nel momento in cui la Banca Centrale potrà dare un attimo di pausa a questi tassi così alti, al fatto che così gran parte dello stipendio va via per pagare i mutui, forse potremo effettivamente tirare un sospiro di sollievo e vedere un più non soltanto sui giornali, ma anche sentirlo nelle nostre tasche. E guardando appunto a questi dati, gli economisti speravano in un rallentamento per ridurre un po' la pressione dell'inflazione, ma appunto l'aumento dei salari nel settore pubblico ha compensato il rallentamento nel settore privato. La Reserve Bank of Australia è parzialmente soddisfatta della diminuzione delle pressioni salariali, ma il tasso attuale è ancora troppo elevato per un rapido ritorno dell'inflazione appunto al target. Come valuti appunto l'attuale equilibrio tra la crescita dei salari del privato e pubblico in relazione appunto all'inflazione, Max?
ma come un qualche cosa che è tangenziale rispetto a quelle decisioni che la Banca Centrale fa, perché ripeto, non sono l'unico e non sono senz'altro più autorevole, ma tantissimi economisti molto più autorevoli del sottoscritto, con molta più capacità di persuasione politica che non lo sottoscritto, continuano a dire alla Banca Centrale che l'aumento dei tassi di interesse, l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei prezzi non è perché noi spendiamo, andiamo in giro e compriamo a destra e manca, non è dovuto alla spesa per consumi, è dovuto ad altre ragioni. Lo vediamo in modo particolare nel fatto che i profitti delle imprese stanno aumentando, per cui il fatto che ci siano questi soldi che girano in economia non vanno a finire nei salari, perché sennò i profitti delle imprese non sarebbero in crescita, però la Banca Centrale è convinta di questo, meno male che non sta aumentando i tassi di interesse, speriamo che prima o poi si convinca che effettivamente non siamo noi che andiamo al supermercato la ragione per cui l'inflazione è ancora così alta. Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, Max Tani, che nonostante dica che ci sono tanti molto più credibili di lui, noi invece ti reputiamo fra i più credibili e quindi ci tengo a sottolinearlo, ecco, visto che stavi... Troppo gentile, però insomma... sicuramente più di noi, ecco Andri, quando l'ha detto ho detto sicuramente più di noi, l'ho pensato. A parte i miei 15 . Master in finanza che ho, e che non sfoggio, però a parte quello. Comunque, cambiamo ora argomento, Max, parlando di una proposta da 5 miliardi di dollari che potrebbe vedere la costruzione di un'enorme centrale eolica nell'outback del Queensland, con la capacità di alimentare niente po' di meno che 200.000 abitazioni. Il progetto prevede una fattoria eolica, insomma una produzione da 5 gigawatt vicino a Hughenden, un paesino che di abitanti ne conta poco più di 1.000 e che si trova vicino al fiume Flinders nel Queensland. E la costruzione che fa appunto la costruzione di questo grande progetto che fa parte del Copper String 2032 dovrebbe iniziare tra 2 o 3 anni e dovrebbe creare anche centinaia di posti di lavoro, ma tuttavia appunto ci sono preoccupazioni per l'impatto sulle infrastrutture locali. Max, quali sono le principali sfide tecniche e ambientali nella costruzione di un parco eolico di questa portata nell'outback del Queensland? Beh, ci sono ovviamente delle difficoltà da un punto di vista logistico, perché se tu devi portare soltanto le pale, le cose che girano, qua, scusate i fraintendimenti, però per la produzione di energia eolica... C'era una L sola, quindi non ci sono tanti. Comunque, ci siamo capiti, tutte queste cose che girano e producono energia eolica hanno bisogno di essere trasportate lì, per cui ovviamente ci sarà bisogno di strade, ci sarà bisogno di da un punto di vista logistico portare tutta questa quantità di materiale in un posto che di infrastrutture magari ne ha molto poca, quindi ci sarà senz'altro un impatto da questo punto di vista, ci sarà un impatto dal punto di vista di avere molte più persone che stanno in un paese che magari non ha strutture adeguate per ospitare centinaia di lavoratori, se questi poi vanno lì con le loro famiglie avranno bisogno di scuole, infrastrutture che magari in questo momento non ci sono. Per cui questo da un punto di vista tecnico è semplicemente un problema di carattere logistico, ma non è assolutamente un problema insormontabile. La questione è che cosa viene fatto successivamente, perché ricordiamo, non è che improvvisamente un'azienda decide di spendere 5 miliardi di dollari in un punto lontano da qualsiasi centro abitato e dice vabbè, adesso voglio portare lì l'energia, c'è un motivo particolare per cui questa energia viene prodotta lì, che non è certamente per aiutare le 1.000 persone che vivono in questo paese o per avere energia elettrica per chi andrà a pesca nel fiume una volta questa energia è stata creata, ma semplicemente questo paesino, questa zona sono
fortunatamente per loro, sedute su un terreno che contiene una quantità enorme, che si stima in centinaia di miliardi di dollari, di valore di risorse minerarie, risorse minerarie che sono indispensabili per le nuove tecnologie che sono sviluppate in questo momento, dalle auto elettriche, altri tipi di fibre, di sostanze, di materiali specialistici. Per cui il poter estrarre queste risorse dal terreno richiede energia, energia che viene o verrà data da questo enorme investimento, e il fatto che questo materiale sarà trovato in luogo invece che magari essere importato, da una parte dà una certa sicurezza all'Australia, perché insomma, ho il controllo io di questo territorio. Certo è che se tu sei parte dei 1000 abitanti che vivono in questo paese, improvvisamente ti vedi circondato di pale eoliche e soprattutto di grosse scavatrici che ti scavano nel terreno, perché lì ci sono dei materiali importanti per le nuove tecnologie, ecco lì che magari qualche pensiero, qualche piccola preoccupazione, forse non solo piccola preoccupazione sull'impianto ambientale ce l'hai. Stiamo ovviamente parlando di futuro, se guardiamo al presente o al passato ci sono grandi progetti che sono stati fatti, alcuni sono stati fatti molto bene, altri sono stati fatti molto male, e quindi c'è assolutamente da imparare dall'uno e dall'altro per evitare che gli errori vengano ripetuti e che questa sia effettivamente un'opportunità non soltanto per scavare il terreno e trovare qualche cosa di utile, ma per utilizzarlo per uno sviluppo sostenibile, parola che ormai viene anche usata in economia, per identificare quel tipo di crescita economica che consente di essere prolungato nel tempo, non è semplicemente lo usi una volta e poi lo getti via come magari è stato fatto fino adesso. Per cui è un'opportunità, va sfruttata, va sfruttata e usata nel modo giusto. Esatto, assolutamente. E nel frattempo noi ringraziamo il professore di finanza Max Tani, che come ogni mercoledì non solo fa un'analisi precisa e dettagliata, ma ci regala sempre una bella immagine. L'altra settimana era stare fermi come i fiori, me la ricordo sempre. Questa settimana invece si parlava di pale che girano. Comunque, Max, grazie mille. Beh, e ci sentiamo al potere di rendere gioiosa e, perché no, un po' comica anche un tema che di solito non lo è, diciamola così, l'economia, ecco. Esatto, grazie mille Max, ragazzi, buona giornata. Certamente, ringrazio molto tutti gli ascoltatori. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.